avvocato Cacciola, lei ha avuto una serie di clienti purtroppo che hanno avuto a che fare con le banche non in senso positivo, è così? Tutti i giorni ci contattano tantissime persone che hanno difficoltà con la banca, sia aziende che privati. Purtroppo la situazione, diciamo, dell'aumento dei tassi, soprattutto che ha coinvolto i mutui a tasso variabile, sta generando delle situazioni veramente incontenibili, anche perché dobbiamo immaginare questo: la gente attualmente deve scegliere se continuare a pagare il mutuo o mettere il piatto a tavola spesso, e purtroppo spesso si tende a non pagare più magari i finanziamenti per sopperire alla rata del mutuo che continua ad aumentare, si rientra nel circolo dei cattivi pagatori e si finisce in una situazione di sovraindebitamento. Molto spesso che cosa succede poi? Quando questi immobili, se uno non riesce più a pagarli, vanno all'asta, vengono svenduti a 2 lire e si rimane senza casa e anche con il debito. E purtroppo alcune società che acquistano i crediti e speculano anche sui crediti fanno anche resistenza per cercare di andare a recuperare ulteriormente i soldi dopo su queste persone, attaccando lo stipendio, i garanti o anche altre proprietà. Questo non lo ritengo giusto. Noi lottiamo tutti i santi giorni per portare queste situazioni in tribunale con il sovraindebitamento, e ho fatto anche una serie di proposte al governo per poter modificare la legge e renderla più attuabile, praticabile e soprattutto a servizio della persona in difficoltà. Che poi ricordiamoci che noi parliamo di risparmio, no? Che molti italiani nel risparmio era l'immobile, la casa, no? Quindi...